per questo invito, quindi ovviamente di incontrarvi, e per me è un'opportunità preziosa in quanto incontro educatori scelti che hanno anche responsabilità in campo educativo. Quindi grazie per questa opportunità alla FIDAE, grazie a voi per l'attenzione, grazie per l'introduzione e grazie anticipata a chi vorrà condividere qualche riflessione, qualche spunto a margine di questa proposta che sto per illustrare, in modo tale che me ne possa tornare a casa con qualche idea in più di quella che ho adesso prendendo la parola. E il tema che mi è stato chiesto di affrontare, collegato alla nuova giustizia, è un tema evidentemente strategico per diverse ragioni. Prima ragione, credo che una delle più belle definizioni che sono state date dell'essere umano sia quella che dà Agostino nelle Confessioni dei suoi 16 anni, che in realtà però vale sempre, anche se col passare dell'età acquista sfumature diverse, quando dice: non c'era nulla allora che desiderassi di più che amare ed essere amato. Quindi, quando noi tocchiamo il tema dell'amore, noi tocchiamo un tema essenziale in ordine alla risposta alla domanda fondamentale: chi è l'essere umano? L'essere umano è colui che desidera amare ed essere amato. Seconda considerazione, il documento Amoris Laetitia è un documento straordinario, anche qui per molte ragioni, ma alcune penso che dobbiamo dircelo e ridircele. Primo, è il documento che prende forma da ben due sinodi, uno ordinario e l'altro straordinario. Penso che non sia mai accaduto questo nella storia, appunto, dell'istituzione sinodale come la conosciamo dal Concilio. È un documento che prima e durante il lavoro del sinodo ha stimolato le comunità cristiane ad affrontare a loro volta le questioni poste sul tappeto dal sinodo, che sono questioni ovviamente assolutamente essenziali, ed è un documento che ci ha introdotto in una visione delle cose che, a mio modesto parere, non va tanto a mutare la sostanza, ma può molto mutare la forma. E per questa ragione, e della terza considerazione, vorrei introdurre i quattro nuclei della mia relazione. Voi dovreste avere tra le mani lo schema con quattro passaggi del documento, perché la mia impressione è che a questo documento, come tanti altri documenti ecclesiali, accade un destino piuttosto discutibile, se non sfortunato. Se ne parla tanto, io mi chiedo se però tutti l'abbiano letto quello che ne stanno parlando, perché alle volte vengono messe in circuito idee che non sono soltanto in se stesse contraddittorie, ma sono quantomeno strane. Ecco perché io vorrei con voi leggere alcuni passaggi di questo documento che ci introducano in quelli che sono i nuclei che mi preme sviluppare, e sviluppare secondo un procedimento ben preciso, a partire da una riflessione generica sul documento stesso, quindi zoomando prima sulla scuola in quanto tale, poi sulla scuola cattolica nella sua originalità, e da ultimo mettendo a fuoco il tema dell'educazione all'amore nella scuola statale e non statale, cattolica e non cattolica. Comincio quindi leggendo un passaggio del numero 116 relativo al documento appunto Amoris Laetitia, che a mio avviso introduce dentro una prospettiva di fondo dell'intero documento, è quel bel capitolo dove il Papa commenta l'elogio della carità di San Paolo. E dice questo testo, citando il testo Paolino, che la carità non dispera del futuro, indica la speranza di chissà che l'altro può cambiare, spera sempre che sia possibile, scrive il Papa, una maturazione, un sorprendente sbocciare di bellezza, che le potenzialità più nascoste del suo essere germoglino un giorno. Non vuol dire che tutto cambierà in questa vita, implica accettare che certe cose non accadano come uno le desidera, ma che forse Dio scriva dritto sulle righe storte di quella persona e traga qualche bene dai mali che essa non riesce a superare. Ora mi sembra che questo passaggio ci dà alcune indicazioni importanti in una lettura pedagogica di quello che vuol dire educare l'affettività. Primo elemento, l'affermazione è che si tratta, educando all'affettività da una prospettiva cristiana, perché questo è da cui si pone il documento, di non rassegnarsi alle situazioni difficili e alle fatiche, anche quando queste fatiche sono molto forti. Perché non rassegnarsi? Perché l'educazione cristiana è sorretta dalla speranza, ma non qualunque speranza. Qui vorrei riflettere con voi sulla differenza specifica tra la speranza come la praticavano gli antichi e la speranza cristiana. Cos'era la speranza cristiana per gli antichi? Lo dice bene il mito di Pandora, cioè il racconto in base al quale da questo vaso sarebbero usciti tutti i mali del mondo. E cosa è rimasto impigliato sui bordi del vaso? È rimasta la speranza. Che senso ha quindi la speranza alla luce di questo mito greco? La speranza è qualcosa di residuale, è ciò che rimane
quando noi ci misuriamo con i mali, e quindi è ciò per questa stessa ragione che ci consola nel senso passivo del termine, cioè che ci consola nel senso che ci compensa rispetto a ciò che dobbiamo subire a fronte appunto dei mali e dei malanni che ci accadono. Ora, la speranza cristiana è esattamente il contrario, non è qualcosa di residuale, ma è qualcosa di posto in termini frontali e nella prospettiva della fede definitivi, grazie a che cosa? Grazie all'evento della risurrezione. Ecco perché noi, quando parliamo di consolazione dello spirito, non alludiamo a una forma di narcosi che impedisca, come un sonno che cala sulla persona che non ne può più, di percepire la durezza della vita. La durezza della vita viene percepita, e anche qui torno col pensiero ad Agostino: se vogliamo avere la misura della differenza tra come il cristianesimo introduce nella vita e come introduce nella vita la concezione precedente, che era fatalista, nel senso che riteneva che tutto fosse sottomesso a un fato a cui addirittura obbedivano anche gli dèi, è sufficiente che noi confrontiamo le confessioni di Agostino e i pensieri a se stesso di Marco Aurelio, che non fu soltanto un imperatore ma fu anche un filologo stoico. Cosa emerge immediatamente? Che nella prospettiva dei pensieri di Marco Aurelio a se stesso non c'è alcuno scandalo, perché tutto si compone dentro questo disegno originario, indiscutibile e soprattutto fatale. Invece, se noi prendiamo in mano le confessioni agostiniane, emerge quello che si è detto un certo punto prima, cioè la vita come la tensione tra libertà che possono anche arrivare a confliggere, perché Dio, come lo concepisce la fede cristiana, ha accettato che l'essere umano si ergesse di fronte a lui alla pari. È la narrazione, evidentemente, del peccato d'origine. Quindi, in questo senso, la speranza cristiana è, come dice l'Apostolo, ciò che spera anche contro la speranza. Non è un elemento consolatorio nel senso peggiore, cioè anestetico, ma è consolatorio nel senso che dà forza. Questo è il significato della speranza cristiana, che quindi identifica una condizione di non rassegnazione. È uscito anche nella tavola rotonda precedente: l'educatore non deve rassegnarsi. Perché l'educatore non deve rassegnarsi alla luce di questa prospettiva di fede? Ma per il fatto che l'essere umano è strutturalmente libero. Il fatto che l'essere umano sia libero cosa significa? Significa che l'essere umano non è sequestrato all'interno di alcuna situazione, ma è sempre possibile l'oltrepassamento del dato fattuale, che a questo punto va letto come un mandato. Ora, questo non vuole essere un gioco di parole, ma penso che sia un elemento su cui vada a riflettere. Perché? Perché la nostra civiltà rischia di annegare sotto il diluvio dei dati. Noi facciamo costantemente i conti con rapporti di ogni tipo che ci descrivono tutto quello che sta accadendo, e noi da questa valanga di dati rischiamo di ricavarne non una motivazione all'azione, ma al contrario una motivazione alla rassegnazione. Come dire, le cose stanno così e che cosa ci possiamo fare? Nella prospettiva cristiana, invece, ogni dato, cioè ogni elemento descrittivo, prima abbiamo visto un'esposizione descrittiva d'eccellenza, quella che ci ha dato la collega sociologa, ogni esposizione descrittiva immediatamente va assunta come un mandato educativo. Cioè, il dato non è la pietra tombale che cade sulla situazione, e prima ce l'hanno ricordato il professor Triani quando parlava della valutazione. Il dato è ciò che ci deve motivare ad affrontarlo come qualcosa che può e deve essere superato in forza della libertà, che è l'elemento che ci identifica come esseri umani. In questo senso mi pare che Amor Letizia ci introduca in una prospettiva in base alla quale non soltanto ciò che è bello fa bene e va bene, ma anche ciò che è meno bello, non va bene e non fa bene, deve essere affrontato in termini di oltrepassamento, cioè scommettendo sulla possibilità che magari non potrà essere al 100%, magari sarà all'80, al 50, al 30. Il dialogo che ci viene trasmesso nell'Antico Testamento, quando Dio vuole colpire la città peccatrice, ma c'è chi fa da mediatore per dire: ma se ci fosse anche solo qualcosa di buono, tu lo distruggerai? No. Ecco, questa è la prospettiva che ci deve guidare. Anche la situazione più disagiata non è una situazione perduta. E forti di questa impostazione caliamo allora sulla scuola. La scuola, a fronte di questa ipotesi, come può essere alleata della famiglia nell'introdurre all'interno di quella che è l'affettività e quindi nel praticare l'educazione all'amore? Leggiamo anche qui un passaggio, anzi due, dal numero 84 e dal numero 263.
La scuola non sostituisce i genitori, bensì è ad essi complementare. Questo è un principio basilare. Qualsiasi altro collaboratore del processo educativo deve agire in nome dei genitori, con il loro consenso e in una certa misura anche sul loro incarico. Tuttavia, si è aperta, dice il Papa, una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola. Il patto educativo oggi si è rotto e così l'alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi. Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un'istruzione in base ai propri figli, non possono mai delegare completamente la loro funzione morale, la loro formazione morale. Qui viene richiamato un principio che noi abbiamo sempre sostenuto, quello in base a cui la prima e piena titolarità educativa appartiene ai genitori. Ed è per questo che non mi ci soffermo, perché è un dato acquisito, almeno dal nostro punto di vista, come anche la convinzione che l'istituzione scolastica è sussidiaria rispetto a quella che è l'educazione che sgorga anzitutto dalla famiglia. Ora, a questo riguardo, proprio che stiamo riflettendo su come la scuola, in quanto scuola, educa all'amore e all'affettività, vorrei pormi con voi la questione: ma che cosa rende tipico l'ambiente educativo scolastico rispetto ad altri ambienti? Non mi pare che già prima ci sia stato detto qualcosa di importante. Ci è stato ricordato che l'educazione sgorga dalla relazione tra educatore ed educando, ma ci è stato anche detto, e questo a mio avviso è fondamentale, che la relazione non è fine a se stessa dentro la pratica scolastica, ma è finalizzata all'apprendimento, cioè è finalizzata a ciò che introduce dentro una visione del mondo. Perché insisto su questo passaggio? Perché non vorrei che noi, alle volte, guidati dalle migliori motivazioni, però tendiamo a stemperare in chiave puramente esistenzialistica l'atto educativo in generale e anche quello scolastico in particolare. In realtà la scuola esiste perché noi, imparando qualcosa, diventiamo qualcuno. È l'imparando qualcosa che guida il diventare qualcuno, o come dice un grande pedagogista del Novecento, che fa un grande filosofo, Luigi Stefanini, per l'essere umano ogni conoscere deve diventare un conoscersi. Allora è fondamentale che noi a questo punto riconosciamo come la scuola esiste essenzialmente per produrre e comunicare cultura. Dove la parola cultura non va ridotta a qualcosa di libresco, la parola cultura allude a che cosa? Alla libertà dell'essere umano che è capace di trasformare la natura, intesa la natura come ciò che è dato. Non entro nel merito perché ci porterebbe lontano a questo discorso, però è chiaro che se noi non riconosciamo un orizzonte culturale, noi rischiamo di introdurre questi ragazzi e queste ragazze nella conformazione a quell'immaginario indotto soprattutto dal bagno mediatico in cui rischiamo di sprofondare. E questo lo dico non perché i mass media vadano demonizzati, giustamente prima si è detto, nel pomeriggio avrete un approfondimento strategico su questo, ma perché ci ricordiamo che il rischio, come aveva colto molto bene Nietzsche, è che il mondo diventi favola, mentre la prospettiva da cui noi siamo sempre posti è quella realistica, secondo cui esiste una realtà originaria collegata all'atto creatore di Dio, e pertanto che noi possiamo interpretare questa realtà. La realtà precede sempre l'interpretazione, perché come diceva Marité criticando l'idealismo, non si mangia il mangiato, ma si mangia il pane, cioè non si pensa il pensato, ma si pensa il pensabile. Questo pane che viene mangiato è la realtà originaria che esiste prima dell'interpretazione e a cui l'interpretazione, evidentemente applicandosi, permette di dare nome, forma, eccetera, ma questa realtà originaria. Ecco perché dobbiamo sfuggire all'ipotesi di una affabulazione generale del mondo, che in realtà replica l'istanza ideologica. Ogni volta che l'ideologia si è espressa nella storia, l'ha fatto in questo modo, sovrapponendosi sulla realtà fino a volerla sostituire, mentre l'idea non si sostituisce alla realtà, ma l'idea diventa una chiave per interpretare la realtà, assunta la realtà come un dato originario. La scuola in generale è chiamata a fare questo, cioè la scuola in generale è chiamata a trasmettere scienza. E penso che questa parola debba indurci a riflettere. Che cos'è la scienza? Certamente un sapere serio, ci viene da dire, e siamo d'accordo, ma la serietà del sapere scientifico su cosa riposa? Non possiamo più ritenere, come alcuni ancora sembrano ritenere, che la serietà del sapere scientifico riposi sull'esperimento. Non perché l'esperimento non serva a nulla, non perché l'esperimento sia falsificabile, cioè l'esperimento convalida una conoscenza fino a prova contraria, ma perché l'esperimento postula che cosa? L'atto percettivo.
Allora, se noi vincoliamo la conoscenza scientifica all'esperimento, noi riduciamo ciò di cui possiamo fare sapere serio soltanto a ciò che può essere percepito. E in questo senso penso che uno dei maggiori lasciti che ci ha trasmesso Papa Benedetto è l'invito ad allargare l'idea della razionalità. Cioè la razionalità non può restringersi soltanto a quello che è conseguente all'atto percettivo, perché vorrebbe dire che si può avere conoscenza soltanto di ciò che è materiale. Ma se veramente per l'essere umano conoscere vuol dire conoscersi, questo significherebbe che ciò che è materiale permette di esaurire ciò che per l'essere umano significa conoscere se stesso. Ma noi questo non l'abbiamo mai sostenuto, ovviamente, perché riteniamo che l'essere umano sia spirito, dove questa dimensione spirituale non nega la materia, ma è ciò che rimanda al fatto che la materia non basta a se stessa. Allora è fondamentale che noi, riappropriandoci dell'idea di serietà della conoscenza scientifica, ci ricordiamo che c'è scienza ogni volta che c'è argomentazione. Cioè c'è scienza ogni volta che c'è qualcosa che sostiene un'affermazione. Che questa argomentazione scaturisca da un riscontro sperimentale o da un ragionamento di tipo teoretico non fa alcuna differenza, nella misura in cui restituisce un sapere sufficientemente robusto per saper dare ragione di se stesso. La scuola in generale deve avere questo chiaro, questo non la scuola cattolica, la scuola in generale. Perché passando poi sulla scuola cattolica, qui vedo che il tempo passa e quindi comincerò a saltare le letture dal testo, perché ve le trovate comunque sotto gli occhi. Qual è l'elemento tipico della scuola cattolica? L'elemento tipico della scuola cattolica è la sua radice confessionale. Noi non possiamo identificare la scuola cattolica semplicemente come un ambiente in cui si può stare bene, si sta bene, un ambiente sano sul piano morale, perché anche la scuola di Stato, quando funziona, è così. Esattamente come la scuola cattolica, quando non funziona, non è così. Quindi questa condizione è comune a tutte le scuole. L'elemento che rende tipica la scuola cattolica è il riconoscimento del fatto che dalla sua matrice confessionale la scuola cattolica ricava una fonte ispiratrice anche della proposta curricolare. Ora, non dimentichiamo che siamo in regime di autonomia. Questo vuol dire che ci sono le indicazioni, che sono normative per tutti evidentemente, ma vuol anche dire che ogni scuola deve mettere sul tappeto la sua identità. E se lo fa la scuola di Stato, tanto più deve farlo la scuola cattolica, sicché mi verrebbe da dire: se voi prendendo i vostri documenti di tipo didattico-pedagogico concludete che potrebbero essere assunti anche dalla scuola statale che vi corrisponde, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Cioè deve uscire un elemento originale sul piano conoscitivo. Ma qui c'è un problema di fondo, che forse noi abbiamo oggi a fare i conti con due dinamiche uguali e contrarie. Prima dinamica: la liquefazione della dimensione religiosa in chiave puramente esistenziale. Cioè l'idea che l'atto religioso in generale e la fede cristiana in particolare non abbiano attinenza con la conoscenza, siano soltanto l'incontro con Gesù Cristo. Evidentemente di questo incontro c'è ed è fondativo, ma noi quando incontriamo Gesù Cristo incontriamo il Verbo incarnato, non incontriamo uno qualunque, un saggio, un sapiente, un taumaturgo, un leader, eccetera. Incontriamo il Verbo incarnato. Il prologo di Giovanni utilizza la parola Logos, che rimanda non soltanto alla parola originaria da cui viene l'atto creatore di Dio, ma rimanda anche al Logos greco, cioè al fatto che c'è una verità originaria che per noi è incarnata. Quindi a questo punto dobbiamo riappropriarci del fatto che la fede cristiana è anche veicolo di conoscenza sul mondo, che è la ragione per cui negli Atti si usa il termine via per indicare il cristianesimo, che è lo stesso termine che le filosofie del tempo, notate che la gran parte erano atee materialiste, a parte il neoplatonismo, utilizzavano per identificarsi in quanto associavano il loro agire all'introdurre nella felicità, intesa come la vita buona. Non a caso questo è il termine che i nostri vescovi ci hanno richiamato nel documento del decennio in corso: educare alla vita buona del Vangelo. Vuol dire che se i primi cristiani hanno chiamato con se stessi, ritenevano che la loro fede, oltre che introdurli verso la vita eterna, li introducesse anche in una vita buona su questa terra, e quindi che fosse una chiave conoscitiva e con traducibilità pratica per affrontare il mondo. Questo per contrapporci all'altro estremo, che è la nuova gnosi. Sta avanzando una concezione gnostica secondo cui la salvezza sarebbe collegata ad una conoscenza. Evidentemente questo non ci può e non ci deve persuadere, però sappiamo che i primi padri, quando si opposero alla gnosi antica, penso ad esempio Clemente Alessandrino Ireneo, non si opposero alla gnosi antica respingendo il fatto che la fede cristiana introducesse in una conoscenza, ma distinguendo tra la cattiva gnosi e la buona gnosi. La cattiva gnosi, tale perché
presunta autosufficiente, la buona gnosi, quella cristiana, tale perché introduce in una conoscenza che viene dall'alto. Allora è fondamentale che noi assumiamo anche questo per praticare l'educazione all'affettività nelle nostre scuole. E con questo, ultimi 8 minuti se non ho sbagliato il calcolo, caliamo sullo specifico dell'educazione all'affettività nella scuola in generale e nella scuola particolare. Credo che noi possiamo trovare un fronte di formidabile convergenza. Il fronte di formidabile convergenza è indispensabile perché entrambe queste scuole erano un servizio pubblico, dove la parola pubblico vuol dire comune, al di là del trattamento iniquo a cui siamo sottoposti, è questo. L'impressione, a me pare, è che oggi, dentro il contesto consumistico, che prima è stato molto chiaramente e magistralmente scritto dalla professoressa Colombo, nella realtà dei consumi tutto si connota come? Perché viene usato. L'uso e il consumo rischia di diventare il criterio di avvalorazione. Ora fateci caso, questo viene applicato anche nella vita affettiva. Noi rischiamo oggi di praticare l'affettività come un comportamento di tipo compensativo delle frustrazioni esistenziali ordinarie. E quindi attraverso questo uso e consumo noi rischiamo di compensare le fatiche di un'esistenza, e già veniva detto, che non coglie un avvenire, quindi plana, cioè direi precipita sul presente. Ma l'uso implica la reificazione, e la reificazione è profondamente ripugnante, perché noi cogliamo che il trattamento dell'essere umano con una cosa è il maggiore tradimento che può essere consumato ai danni dell'essere umano. Ed ecco allora che qui possiamo cogliere una bella convergenza. Il famoso imperativo categorico kantiano dice che l'essere umano va sempre trattato come fine, mai come semplice mezzo. E Kant è uno degli autori di riferimento della cultura arca, evidentemente. Ma 5 secoli prima, questa cosa la dice anche Tommaso d'Aquino, quando nella sua matologica afferma che la parola persona deriva da per se una, e questa è una origine lessicale sbagliata, ma il significato è centrato. Perché la persona è tale, dice Tommaso, perché è la creatura dotata di corpo che da se stessa è capace di cogliere il suo fine, e per il fatto che coglie il suo fine, e questa è la stessa ragione che dice anche Kant, ha, come dice Kant, una dignità e non un prezzo. Allora a questo punto ne possiamo avere una bella convergenza tra cultura laica e cultura cattolica sull'affermazione che l'essere umano va sempre trattato come fine e mai come semplice mezzo. Ora, se l'essere umano va trattato come fine e mai come semplice mezzo, allora l'affettività non va praticata come una dinamica di uso e consumo, nemmeno nella prospettiva compensativa, perché questo è comunque avvenente. Qual è la condizione affinché questo non accada? E guardate che qui è molto interessante. Amore e Letizia insiste continuamente sulla dimensione educativa, c'è un intero capitolo che parla di questo, e c'è una parola che costantemente ritorna, e ritorna anche negli interventi che fa questo Papa. Apriamo una parentesi, questo è il documento del Magistero recente che cita più di ogni altro Tommaso d'Aquino dopo la Veritatis Splendor, non so se rendo l'idea. Vuol dire che siamo di fronte a un'impostazione assolutamente classica. E qual è l'elemento che viene messo sul tappeto assolutamente classico? Il richiamo della virtù. Che se ci fate caso è la parola che noi abbiamo rimosso accanto ad altre dal vocabolario educativo. Noi continuiamo a parlare di valori. Ora, valore e virtù identificano la stessa cosa, ossia il bene, ma il valore sul piano cognitivo, la virtù sul piano pratico. Allora parliamoci chiaro, riconoscere i valori non costa assolutamente niente. Il banco di prova che fa emergere il costo corrispondente al starei per dire al valore, ma non posso dirlo perché ci siamo capiti, è la virtù, cioè la fatica implicata nell'azione buona, e ciò che ci restituisce quanto vale l'azione che stiamo praticando. Allora attenzione, e con questo mi sto avviando a concludere, nel brano citato dal documento pontificio troverete che si parla della conquista di sé, del dominio di sé. Anche qui l'abbiamo rimosso dalla pratica dell'educazione affettiva, scivolando verso pratiche, e prima di queste teorie, che presentano l'affettività come un campo nel quale occorre andare a cercare puramente e semplicemente la soddisfazione dei propri bisogni. Chi vive in questo modo? Il bambino. Più il bambino è piccolo, più vive inseguendo la soddisfazione dei suoi bisogni. È questo forse una prassi sbagliata? Assolutamente no. Tecnicamente la si chiama narcisismo, ma diventa sbagliata quando noi facciamo i conti con la crescita.
perché la crescita dovrebbe essere precisamente l'oltrepassamento di questo stadio infantile. Però fateci caso, la società dei consumi che cosa domanda? Che noi siamo sempre inclini a consumare, quindi certamente non ci spinge a introdurre il governo di noi stessi. Ecco allora che se noi vogliamo veramente andare controcorrente, dobbiamo fare i conti con questa istanza di governo di sé, che però domanda, e con questo sto andando a concludere, che noi ogni volta che facciamo cogliere l'istanza della rinuncia a qualcosa, facciamo cogliere l'opportunità dell'acquisto di qualcos'altro. Perché se noi l'educazione affettiva la presentiamo soltanto come la rinuncia a qualcosa, questo non può far venire una voglia matta di fare quello che noi vorremmo far rinunciare. Perché l'essere umano, essendo libero, è strutturalmente assertivo. Ecco allora che da parte nostra c'è l'esigenza di far cogliere dietro ogni no il sì più grande che vuole prospettare. E se questo vale per la scuola in generale, a maggior ragione vale per la scuola cattolica, perché la scuola cattolica esiste per evangelizzare. E l'evangelizzazione che cosa ci ha detto? Come dice molto bene Paolo, che noi siamo figli e che dobbiamo obbedire alla legge, non perché ce lo prescrive la legge, cioè in una dinamica di tipo remissivo da parte nostra e che indica un subire questa condizione, ma perché essendo figli abbiamo la dignità e quindi noi meritiamo di praticare la nostra vita in generale, anche l'affettività in particolare, all'altezza di quello che siamo. Ecco la vera sfida, a mio avviso. Che noi, azionando le leve anche della conoscenza, non soltanto quelle del clima d'aula, del clima di classe, del clima di scuola, eccetera, eccetera, della relazione, come ben detto prima, ma avendo chiaro che è finalizzata appunto a trasmettere apprendimenti, introduciamo in un conoscere che sia conoscersi. E quindi nella scuola cattolica, facendo leva anche sull'elemento di evangelizzazione, che trae spunto da precise fonti culturali che vanno identificate, vanno offerte, in sostanza guidiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze a riconoscere che sono stati introdotti nella dignità di figli e figlie e quindi meritano non di azzannare qualunque osso che gli venga messo davanti, ma di azzannare soltanto l'osso che li merita. Vi ringrazio per la presenza.